Fabio Sorbello è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Santa Venerina, eletto ieri sera all'unanimità dai 12 consiglieri che compongono il civico consesso. Sua vice Sandra Patanè dell'opposizione, eletta pure all'unanimità. Sorbello ha assicurato che avrà un atteggiamento imparziale e ha indicato alcune delle priorità che dovranno essere affrontate dal civico consesso in questa consiliatura. Dopo i dovuti passaggi di rito ho ritenuto opportuno fare un piccolo passaggio su quelli che secondo me dovranno essere le priorità del Consiglio Comunale, a partire sicuramente dalla prossima e quanto più veloce possibile approvazione del nuovo statuto comunale e quindi anche del nuovo regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Ce lo impone la Regione Siciliana e ce lo impone anche la necessità di dare nuovo slancio ai lavori del Consiglio Comunale anche sfruttando questi importanti strumenti di regolazione. Sono contento che le due elezioni, quella del Presidente e quella del Vicepresidente, siano avvenute all'unanimità, perché ritengo che dopo una campagna elettorale così frazionata e così divisa sulle leadership, credo che dare un segnale di unità al Paese sia assolutamente importante.